ho letto di questa notizia che arriva da Pietroburgo, devo dire una notizia che fa male, ma la prima cosa che io ho pensato, francamente, ho pensato alla città. Sono rimasto colpito perché nell'immaginario mio, ma un po' di tutti noi, Pietroburgo è la più importante città europea dell'est Europa. Pietroburgo è un pezzo d'Europa, i suoi palazzi, i suoi viali, i suoi musei straordinari. È la città fondata da Pietro il Grande come porto della Russia sull'Europa. È un pezzo d'Occidente. E fa davvero una strana impressione il fatto che da una città come Pietroburgo possa arrivare un messaggio di chiusura, un messaggio di intolleranza. C'è davvero qualcosa che stona rispetto, non solo all'immagine che noi abbiamo di Pietroburgo, ma rispetto a quella che è stata la grande storia, la grande vicenda culturale e politica di Pietroburgo. E per questo penso che non si possa che reagire a questa cosa. Milano ha una tradizione splendida di rapporto con Pietroburgo, un gemellaggio lontano nel tempo. Erano due grandi città del sud dell'Europa e dell'est dell'Europa che si erano incontrate. Un'operazione che ho sempre ritenuto fosse un'operazione importante per Milano e per Pietroburgo. In altre vicende come queste è giusto dire quello che voi chiedete, dare un segnale anche in questo senso, chiedendo al Consiglio Comunale di fare un atto forte, come una sospensione di quello che è questa importante operazione di gemellaggio, per dire, insomma, dunque che non si può andare impunemente sulla strada che viola la libertà dei cittadini, che viola la fondamentale libertà di comportamento delle persone. Aggiungo una cosa ancora, se no poi Pietroburgo è la grande città della Russia, quello che è accaduto a Pietroburgo fa pensare anche a quello che sta accadendo in Russia in generale, a questa strana democrazia autocrate che si sta formando, questo fenomeno davvero molto particolare e inquietante, questo potere autoritari apparentemente contornati da forme di consenso democratico, ma dove il nocciolo duro e autoritario è largamente prevalente. Allora ecco, mi sembra che cogliamo l'occasione per dire anche che ci auguriamo che un po' in tutta la Russia si torni a riflettere sull'importanza fondamentale della libertà, dei diritti umani e personali e su cosa vuol dire davvero riorganizzare e far nascere una vera democrazia, quel grande.